In questi giorni si parla molto di disagio giovanile, di problemi psicologici dei ragazzi, di stress della generazione Z. A dire la sua, facendo un commento molto pungente, per certi versi controcorrente, è stato lo psichiatra Paolo Crepè, intervistato da Radio Cusano Campus all'interno del programma L'Italia se desta. Di fronte all'alto numero di ragazzi con problemi psicologici, Crepè, che mette in evidenza gli sbagli che a suo avviso commettono i genitori in primis, si mostra molto scettico. Sono dei falsi positivi, cioè al primo momento di stanchezza vai dallo psicologo, il quale dice che sì, sei molto stressato. Io ne ho avuti tantissimi nel mio studio, questi ragazzi e ragazze che sono stressati, si ammazzano di canne perché sono stressati. Il problema è che hanno dei genitori che sono più giovani dei loro figli, più adolescenziali dei loro figli, più paterniati dei loro figli. Per cui tutto quello di cui stiamo parlando, sapete che cos'è? È il marketing della depressione. Crepè si è poi scagliato contro la DAD, affermando che il disagio dei più giovani è anche conseguenza di come è stata gestita la pandemia. Io sono stato uno dei primi professionisti che, appena si è stata nominata la parola DAD, ho detto: questa è la più grande porcata che potevamo fare, perché bisognava chiudere qualsiasi altra cosa, settore produttivo di questo paese, ma bisognava tenere aperte le scuole. In qualche modo, almeno parzialmente, questo non è stato fatto. Abbiamo tutti detto che andava benissimo farlo da casa. Abbiamo eletto la tecnologia digitale a cura di una intera generazione. E invece, evidentemente, è stato il danno. Perché non c'è di peggio che isolare un preadolescente o un adolescente, sì, ma anche un bambino. Lo psichiatra si è rivolto ancora una volta al mondo dei genitori, sempre in maniera molto critica. Ci sono i ragazzi e le ragazze che non hanno voglia di studiare, che temo sia quella più larga. Sì. Cioè, l'ipotesi che io mi farei da genitore è: perché non studi? Prima di decretare il tuo fallimento psicologico, la tua tenuta che è psicologica, che è stata minata, sì, forse devo pensare che non c'è quella voglia, quell'achievement, come si dice, sì, quella capacità, quella forza, quella cocciutaggine, quella cosa che ci vuole per andare avanti. Io sono uno di quelli che ha ceduto tante volte durante la scuola. Io ho preso insufficiente a go-go. In conclusione, il professore Crepè ha parlato anche del registro elettronico ed è stato molto duro. Il registro elettronico. Mamma. È terrificante. Perché? Io vorrei conoscere l'inventore di questa roba qua. Cioè, tu non puoi più, da ragazzino, da ragazzina, trasgredire. Perché a scuola si trasgredisce. Certo. Cosa vuol dire? Sparcare tutto? No, fa parte della crescita. Di certo, prendere sperimentare, il 6 in italiano che non hai studiato. Certo. È un tuo diritto. No, ma...